Patrizia Bonetti e Fabrizio Corona stanno insieme? Il settimanale Sky lancia l'indiscrezione secondo cui sarebbe stata l'ex concorrente del Grande Fratello 15 a scatenare la crisi tra l'ex re dei paparazzi e Zoe Cristofoli che, dopo poche settimane, ha deciso di chiudere la storia con l'ex marito di Nina Morik. Patti Bonetti, la prorompente giffina che nella cassa più spiata d'Italia ha flirtato con Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Morik. Nel suo passato sentimentale ci sono Gianluca Vacchi, Stefano Ricucci e Claudio D'Alessio, figlio di Gigi. Il flirt con Favoloso non ha avuto un seguito ed oggi, come scrive Sky, la Bonetti ripiomba nella vita di Nina Morik che ha ricucito il rapporto proprio con Corona. Zoe Cristofoli, da parte sua, non nomina mai la Bonetti, ma si limita a dire, meglio che la nostra storia sia finita. E poi, quando ho visto sul suo cellulare quei messaggi. Nessuna rivelazione, dunque, sul mittente degli SMS che hanno scatenato la crisi tra Corona e Zoe Cristofoli. Patti Bonetti confermerà i rumors o nelle prossime ore arriverà la smentita? Aggiornamento di Stella di Benedetto. L'SMS che ha scatenato la crisi tra Corona e Zoe è di Patrizia Bonetti? Le novità sulla vita privata di Fabrizio Corona non mancano mai e anche questa sera, mentre si parla ancora di un suo riavvicinamento con Belen Rodriguez andato male, ecco spuntare un'altra donzella, la stessa che potrebbe aver causato la fine della relazione tra l'ex re dei paparazzi e Zoe Cristofoli. Quest'ultima ha lasciato la Corona e la casa che condivideva con lui per via dell'SMS di una donna che, già nelle prime righe, rivelava una liaison tra loro. Il settimanale Sky, nel numero in edicola domani, venerdì 21 settembre, rivela che la vera pietra dello scandalo potrebbe essere l'ex giaffina Patrizia Bonetti, 22 anni. Proprio colei che era finita alla graticola per il suo rapporto con Luigi Favoloso nella casa e con altri ex illustri ovvero Gianluca Vacchi e Stefano Ricucci. Sarà vero o si tratta solo dell'ennesimo nome prima di una conferma ufficiale da parte di Corona? Al momento i due non sono stati beccati insieme come è successo con Zoe ma se così sarà vorrà dire che è proprio di Patrizia il famoso SMS. È da opera. Corona e Belen di nuovo insieme? A Mattino 5 si parla ancora di Fabrizio Corona e Belen Rodriguez e non solo perché quest'ultima ormai sembra essere tornata single dopo la fine della sua relazione con Andrea Iannone, ma anche per quello che è successo con Zoe Cristofoli, fuoco fatuo nella vita dell'ex re dei paparazzi. Proprio quest'ultimo è finito sulla copertina di Nuovo TV al fianco di Belen Rodriguez e di questo si parla oggi in trasmissione visto che Federica Panicucci rivela che il direttore Signoretti le ha confermato non solo la notizia ma le ha rivelato anche alcuni dettagli. Corona ha definito una fake news il fatto che lui e Belen siano tornati insieme ma il direttore conferma di aver riportato una conversazione vera e che rivela che lui e la sua ex siano tornati insieme ad aprile, proprio quando si è parlato della prima crisi con Andrea Iannone e durante il periodo in cui si sono viste su Chi le foto dei due a Milano. Fabrizio Corona.